Allora, gli emendamenti presentati, quindi sono l'1, il 2 e il 3, perciò non interverrò successivamente per ottimizzare, sono frutto di un percorso di confronto che ha portato avanti l'assessora Mammì con le organizzazioni sindacali delle persone anziane, da cui appunto è emersa una condivisione, diciamo, nell'importanza del percorso di trasformazione delle residenzialità e anche chiaramente la necessità di promuovere l'investimento dei territori nella trasformazione delle residenzialità per poter proprio creare una sinergia, una rete operativa che è essenziale per le persone che sono inserite appunto in queste nuove residenzialità. Inoltre si è ritenuto importante, proprio per rappresentare la grande portata innovativa di questo sistema, specificare che il regolamento in approvazione costituisce l'avvio di un articolato e complesso percorso che sarà necessariamente arricchito sia in termini di nuove risorse residenziali, ma anche in termini di attivazione di procedure, di azioni e di rete di informazioni, formazione e sostegno sia per i servizi territoriali che per i cittadini. Quindi è emersa anche l'importanza che per l'amministrazione che questa stessa accompagni questa trasformazione con ogni possibile azione di formazione e supporto nell'interesse dei cittadini beneficiari, che faciliti la partecipazione e l'individuazione delle risorse. Infine, sempre nell'ottica di favorire la partecipazione dei cittadini, si è ritenuto opportuno specificare nel testo regolamentare che l'avviso pubblico alla cittadinanza per le domande d'ingresso potrà avvenire almeno 2 volte l'anno. Quindi ecco, io personalmente vorrei ringraziare tutte le sigle sindacali che hanno contribuito in modo costruttivo a migliorare questo importante lavoro, attraverso quindi chiaramente quella che era la loro esperienza e la loro competenza. So che hanno partecipato sia alle commissioni consiliari preposte al dibattito e successivamente hanno lavorato in modo più approfondito insieme all'assessore attraverso alcuni incontri. E da questo confronto appunto sono emersi questi emendamenti che, ribadisco, provengono da questo percorso di ascolto, di partecipazione e di accordo con tutte le sigle sindacali. Per questo, ecco, auspichiamo un'ampia partecipazione alla votazione di questi emendamenti e della delibera stessa, che quindi rappresenta una riforma importante per l'autonomia e il sostegno dei nostri anziani. E ci tengo anche a ringraziare le opposizioni per il contributo che stanno apportando tramite sia l'ordine del giorno che gli emendamenti presentati. Per questo noi nelle votazioni di fatto ci adegueremo al parere degli uffici nel rispetto anche di questo importante lavoro che abbiamo deciso di sostenere con forza. Grazie, Presidente.